Salotto 42 Caffè, via Medaglie d'Oro 82 Taranto. Ho al mio fianco Giuseppe Boschi, il titolare e consorte. Beh, questo periodo un po' difficile, particolarmente difficile, ma anche degli auguri di speranza, degli auguri per continuare a resistere, perché certamente dopo la tempesta, certamente sorgerà nuovamente l'arcobaleno. Ciao Luigi, innanzitutto ti ringrazio perché tra noi c'è un rapporto di amicizia che prima di tutto il resto, insomma. Sì, un messaggio di auguri di speranza, perché senza questa non saremmo neanche riusciti ad andare avanti. Da marzo stiamo passando questo brutto periodo, speriamo che finisca presto. Noi stiamo stringendo i denti come tutti gli altri commercianti di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo, speriamo di uscirne presto. Rimane ovviamente un rapporto bello con la clientela, perché il bar non è solo il luogo in cui si consuma, ma è il luogo anche in cui ci si confida, si parla, quindi questo rapporto umano, questo rapporto forte con la clientela comunque resiste e rimane. Sì, guarda Luigi, io penso che veramente il bar sia una seconda famiglia. Qui adesso noi abbiamo noi inquadrati, ma in tutto intorno ci sono amici prima che clienti con i quali ci abbiamo proprio un rapporto confidenziale, anche lo stesso mio collaboratore è un mio amico fratello, e quindi penso che il bar, come anche il ristorante e tante altre attività, siano importanti proprio per il paese, proprio per continuare la vita quotidiana di l'occupita di tutti i giorni. E come abbiamo detto, un Natale diverso, diversamente Natale si chiama una delle mie rubriche in questo periodo, forse anche un'occasione magari per così scoprire quei rapporti più forti, quei rapporti familiari, vivere il Natale in una dimensione più spirituale tra virgolette e meno consumistica, mettiamola così. Sì, sicuramente sarà un Natale diverso, ma secondo me non meno piacevole. Proprio l'altro giorno parlavamo con mia moglie di questa esperienza, no? Di passare le feste che di solito erano ingrandite, tutte molto familiari, molto unite nel nostro nucleo. Grosse tavolate, ora invece si restringono le tavolate. Che sarà forse ancora più bello, perché in questi momenti così difficili è bello trovare il conforto nelle persone che si hanno a fianco direttamente. Bene, io vi auguro un Natale in virtù della nostra ultradecennale amicizia, e in questo bar, oltre a degustare, ad assaporare un ottimo caffè, tra le altre cose che offrite alla clientela, si respira forte, si avverte forte l'atmosfera dell'amicizia e della familiarità. Auguri ragazzi. Auguri a tutti voi. Auguri a tutti voi, auguri.